Ricorderete tutti Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due giovani uccisi a Lecce, fidanzati che sono stati trovati in casa assassinati. E proprio De Marco, il ragazzo che viveva con loro, è stato condannato all'ergastolo. Per il giovane non è stato però disposto l'isolamento diurno per un anno, proprio come era stato richiesto dalla procura. Intanto però è stato condannato Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi la sera del 21 settembre 2020 nella loro casa di Via Montello, che per mesi avevano condiviso con loro assassino, come detto. La sentenza poi è stata pronunciata oggi dai giudici della Corte d'Assise di Lecce e De Marco è stato condannato. Non è stato però disposto l'isolamento diurno e la richiesta di ergastolo però è stata confermata in aula. Inoltre non erano presenti né il giovane né i suoi genitori, però c'erano invece i familiari delle vittime. Prima di ritirarsi in camera di consiglio, il presidente della Corte, Pietro Baffa, aveva disposto la decadenza di un giudice popolare supplente a causa di un'intervista rilasciata a un'emittente televisiva poco prima proprio dell'udienza. E questo è quanto è accaduto a Lecce. Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.